Buongiorno cari lettori e care lettrici di Oran.net. Allora, oggi abbiamo l'onore di essere online con Marco Sodini, coach della Benfab Orlandina. Buongiorno coach e grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Bene, allora, cominciamo con un mini racconto della diciamo, carriera in pillole di Marco Sodini che parte da Livorno, ricordiamolo, Viareggino prima. di nascita. Sì, sì, no. Ancora prima di Livorno. A Livorno sono arrivato dopo 8 anni di carriera. Bene, quindi ce la puoi riassumere con, credo, i due tratti caratterizzanti siano i 3 anni di Bologna alla Virtus Bologna e l'anno di coach assistant insieme a Luca Banchi a Milano. Ma fondamentalmente quali sono le diciamo, esperienze che ti hanno più arricchito, Marco? Per punti autodidatta, io sono al 25° anno che alleno, ho cominciato a Viareggio a casa mia, allenando addirittura una squadra femminile dove giocava mia sorella. Primo passaggio a Lucca, che allora aveva un buon settore giovanile, faceva la Serie B, poi il Don Bosco di Livorno, cucina di talenti, se si pensa che l'anno scorso 5 capi allenatori di Serie A1 venivano da quella società lì. E infatti. Banchi, Ramagli, Diana, io... E dell'Agnello. No, dell'Agnello era il Agnello. Sesto, ma non Era ne aveva quella scuola lì. E dopodiché rimango a Basket Livorno, cioè firmo a Basket Livorno in Serie A2, soprattutto perché c'era Gianfranco e Cacco Benvenuti. Poi Virtus Bologna, dopo la Virtus Bologna, prima esperienza estera nel campionato di Serie A1 Ucraina, a Kiev. Dopodiché Milano con Banchi, capo allenatore in A2 Silver in una situazione però brutta, praticamente retrocesso a Piacenza, un'esperienza da advisor ma sostanzialmente allenatore della nazionale colombiana in Sud sì, America. Infatti, ecco, questa poi ce la racconti, vai vai. Cioè, assolutamente, assolutamente. Un assistentato a tempo con Milano di Luca Banchi. Poi la Pro da Cantù, prima da vice allenatore, da capo allenatore, la scelta felice per quanto mi riguarda di capo d'Orlando per questo e per l'anno prossimo. Quindi un percorso di crescita, poi fatto sta che comunque pare che in Toscana sia terra di conducador, vedo anche nel calcio ci sono tanti allenatori, ma che cosa si respira in Toscana? Siete tutti particolarmente dediti alla professione di trasmettere il come si dovrebbero compiere dei gesti atletici e sportivi oppure è solo un caso? No, non è un caso, secondo me c'è un'empatia di fondo della gente toscana nei confronti degli altri e questo è ovviamente determinante quando si deve guidare un gruppo e poi ci sono degli ego spropositati, cioè dovete pensare che Leonardo da Vinci era È questo vero, è vero. credo. Poi in realtà per quanto mi riguarda mi riprendo perché ci tengo particolarmente, la scuola del Don Bosco di Livorno è stata una fucina di talenti sia dal punto di vista dei giocatori sia dal punto di vista degli allenatori. Questo dovrebbe far riflettere perché vuol dire che si può insegnare a fare l'alto livello. Ma tra l'altro tu ora ti trovi a Capodorlando, ricordo distintamente che quest'estate quando sei stato annunciato come head coach io sono rimasto un po' sorpreso dal punto di vista positivo perché significava allora che l'Orlandina aveva vissuto un anno brutto, però se prendeva un coach come te che l'anno prima, che qualche mese prima aveva fatto scintille a Cantù, aveva voglia di far bene. Come nasce la tua scelta di prendere buona il progetto della famiglia Sindoni? Intanto c'è per un incidente di percorso di molti anni fa. Io potevo venire a fare l'assistente a Capo d'Orlando, ci fu una serie di circostanze, diciamo, strane per cui poi non si concretizzò il rapporto. Però ho sempre avuto non solo una considerazione alta per il modo di ragionare della famiglia Sindoni, in particolare di Peppe, Enzo lo conoscevo meno, ma una stima nei confronti di quello che secondo me è il miglior dirigente italiano di pallacanestro attualmente, e lo posso dire con cognizione di causa, avendo fatto Milano, Bologna, all'estero, anche ad alto livello. Certo. Bisogna essere estremamente franchi. L'anno scorso il mercato diceva che io sarei rimasto a Cantù. Io credo nelle cose fatte bene e non c'erano le condizioni per cui io potessi proseguire. Quando sono uscito da Cantù era molto tardi, le panchine di Serie A erano quasi Sì. tutte prese.
non avrei accettato qualcosa che non fosse legato a una progettualità, ma proprio l'idea di pallacanestro particolare che ha Peppe Siddoni mi ha convinto a parlare con loro, e poi dopo è stato un annusamento rapido, mettiamola così. Bene, e quindi nasce questa squadra che è oggettivamente costruita su due ottimi giocatori per questa categoria, due vincenti, due giocatori che l'hanno già vinto il campionato, quindi era già una Uno sì, buona. uno no. Beh, sì, non si Parse in dico. realtà ha fatto la finale, non l'ha vinta. Va bene, però sugli annali Jordan Parks rimane comunque come se avesse vinto, e sono d'accordo con te, però fondamentalmente il progetto nasce con l'idea dei 2 anni e di tornare in Serie A. Qual è stata la molla che quest'anno ti ha convinto e ha convinto anche i ragazzi? Perché due ottimi giocatori non possono fare una squadra, solo due ottimi giocatori. Considera che la base di partenza era relativamente chiara. Quello che abbiamo pensato è che il momento della pallacanestro italiana fosse tale da poter costruirci giocatori di alto livello in casa. Il terzo giocatore, mi permetto di aggiungerti, Davide Bruttini, Da, sì, Davide Bruttini, scusa, non per avevo. quanto mi riguarda, era un fatto di ruolo, cioè lui un vincente di alto livello lo è sempre stato. Io avevo la convinzione, lo conosco da quando era piccolo, considera che io ho allenato un trofeo delle province con Davide Bruttini, playmaker, quando lui aveva 14 anni. Bene, io Ah. giocare playmaker Davide Bruttini lo conoscevo talmente bene che pensavo che potesse avere un ruolo diverso dal comprimario. E ne ero convinto. Quindi per me la base era tre giocatori. Siamo stati bravi a pensare che venendo sia io che Peppe Sindoni dalla Serie A avremmo potuto trovare due giocatori del livello di Brandon e Jordan. Gli altri ragazzi me li sono scelti ad hoc insieme a Peppe perché guardando al futuro ho scelto soprattutto telai fisici che potessero essere da categoria superiore. E a quel punto lavorare su un'impalcatura di questo tipo non mi spaventava. Io ho fatto anche due nazionali giovanili, l'Under 18, classe 1988, quella di Gallinari che sfortunatamente Sì, era sì, sì. No, infortunato all'Europeo, e quella 98, quindi con Davide Moretti. no, non ho tirato fuori tutto il tuo curriculum, se no altrimenti staremmo qui 3 ore. No, semplicemente che lavorare sui giovani sono abituato, mi piace No, anche. no, no, vabbè, ma comunque io mi permetto di dirti che comunque il tuo lavoro è stato straordinario. Io seguo dall'inizio dell'anno le tue conferenze stampa pre-gara che sono di una peculiarità, di una fantasia, ma anche di un'ottima, giusta, dose tra il realismo, il sogno e il risultato. Perché poi alla fine si può fare sempre filosofia, però si deve sempre poi vincere sul campo per essere vincenti. Qual è stata quella gara che ti ha convinto che oggi a 2 gare dal termine non sappiamo come andrà a finire? Io vivo a Roma, te lo dico subito, sono da anni. Seguo da anni la Virtus Roma, quindi qual è quella gara in cui ti sei convinto che si poteva fare, o quantomeno che si poteva arrivare a questo livello? La prima partita di prestagione. accidenti, cioè Io sarebbe. sono sempre stato convinto. Noi abbiamo giocato contro Costa d'Orlando, se non sbaglio, la seconda società di Capo d'Orlando, Sì, Serie B. in fine di agosto, alla fine di agosto. E mi sono accorto che questi ragazzi qua avevano qualcosa di bello, avevano piacere di stare insieme in palestra. Noi non ti nascondo che rispetto a una squadra professionistica, ormai ti ribadisco, ho una certa esperienza, stiamo in palestra tantissimo e gli alleniamo moltissimo anche dal punto di vista individuale. Quando i ragazzi si sono resi conto che la struttura che avevano intorno era un'occasione e un'opportunità, e sto parlando anche di Trish e Parks, a quel punto noi non abbiamo mai avuto problematiche legate all'obiettivo. Cioè il nostro obiettivo di essere i migliori rispetto a noi è quello dei campioni. Poi i risultati sportivi di una stagione sono determinati anche da situazioni particolari, cioè mi viene da pensare che Roma in questo momento è prima perché Nazareno Italiano passa la palla sulla rimessa a 35 secondi dalla fine a Casale, a Saccaggi invece che a un suo compagno, se no quella partita lì non viene mai vinta. Quindi ci sono delle condizioni al contorno, ma dal punto di vista ambizione. Mi piace far pensare ai miei ragazzi che possano vincere sempre. Cioè, oggi io penso di aver perso delle partite di troppo, non che sono primo. Certo, no, no, io sono rimasto particolarmente sorpreso dalla vostra performance la prima volta che vi ho visto in stagione,
In quel differentino contro la Leonis avete disputato una gara quasi perfetta, cioè non avete, siete scappati avanti nel secondo periodo, non avete mai concesso la doppia cifra di svantaggio alla Leonis, non avete neanche dato l'idea che quella gara si potesse riaprire e da lì ho detto, beh, insomma, se questa è la squadra che sta cercando un assestamento, poi però poi ci sono stati vari. Ci sono state altre sconfitte, tra cui, se non ricordo male, una che ti ha fatto molto arrabbiare prima di questo filotto, che avete perso, se non vado male, se non ricordo male, a Biella, in maniera abbastanza brutta. Tu sei nel post-gara, ti sei incazzato, ho detto, cioè, in buoni termini, ovviamente, non è che... Certamente. E quindi, forse da lì, forse poi è partita la vera rincorsa che oggi ti sta portando a giocarti il titolo. Sì, allora, dal punto di vista dell'arrabbiatura è stata l'unica partita del girone di ritorno, ma l'ultima partita nelle ultime 20 che noi abbiamo subito nettamente un avversario. Devo dirti che rispetto al mio programmare, al mio modo di fare pallacanestro, se te sai che una squadra di pallacanestro nel corso dell'anno segue Certo, un trend. un'onda sinusoidale, c'è un trend, le mie squadre in quel periodo lì sono meno brillanti fisicamente. Noi siamo stati, quella partita lì era un'infrasettimanale in trasferta, noi abbiamo Esatto. vinto le due partite nel mezzo contro Cassino, però e contro Legnano in casa, non giocando bene ancora. Volevo dare un segnale alla mia squadra. In realtà, secondo me, il nostro campionato è finito, cioè è iniziato compiutamente quando Simone Bellanna, che ha avuto un infortunio da 40 giorni a inizio stagione, ha finito Sì. il proprio periodo di rodaggio. Cioè noi abbiamo fatto rientrare Simone nella partita di andata contro Legnano, poi ci sono state le quattro sconfitte consecutive, che sono sostanzialmente state il suo prestagione. Dopodiché, da quel momento lì, abbiamo tre sconfitte in tutto l'anno, le due che abbiamo patito, Latina in casa giocando non bene, e Treviglio in trasferta, oltre a quella che hai ricordato te, sono due partite in cui comunque nell'ultimo minuto abbiamo tirato per vincere. Quindi noi da quando c'è Bellan abbiamo corso il rischio di fare 20-1, Certo, e la certo. squadra completa era pensata con lui, sempre facendo le nostre riflessioni sul fatto che l'evoluzione di un bimbo del 2000 come Matteo Laganà, secondo me l'avrebbe avuta anche Andrea Donda, che è uno dei prospetti migliori della Sì. pallacanestro italiana, come ricordato da te. E che purtroppo ha patito un infortunio, non più che un infortunio, una situazione strutturale che per un ragazzo di 2,10 m può anche capitare, Ah, però no, beh. non c'è mai stato. Senti, andiamo sulla fredda cronaca, che poi è quello che ci interessa in modo particolare. Dunque, non ti posso dire come stai preparando la trasferta di Latina, che sicuramente non è facile perché in casa Latina è una squadra molto temibile. Che cosa, non so se, credo che già da oggi tu, non so adesso, io non conosco quali sono le tue metodologie di lavoro. Forse tu già da oggi comincerai a far entrare i ragazzi nel clima, o forse hai già cominciato, non lo so. Beh, certo, immaginavo. Qual è la cosa che voi dovete fare domenica? Cioè quella cosa che voi dovete fare, a cui non dovete rinunciare. Prima di tutto non dobbiamo snaturare noi stessi, questa qui è una partita particolare perché noi siamo una squadra che corre e Latina è una squadra che corre, quindi il concetto astruso rispetto alla squadra che hai sarebbe non far correre Latina, farli giocare a metà campo il più possibile. Non sarà facilissimo perché nel momento in cui noi vogliamo alzare il ritmo e avere delle situazioni di campo aperto, chiaramente ne permetterai anche a Latina, si alzano i numeri di possessi. Dobbiamo Certo. essere bravissimi in una partita con un allenatore bravo e tattico, Franco ma non Gramezzi. fa sì, assolutamente, ma dobbiamo essere bravissimi a vincere i confronti individuali, molto più che in altre partite dove la struttura di squadra è determinante. La squadra di Latina ha un modo di giocare per cui bisogna non perdere mai l'attenzione a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori. Dall'altra parte bisogna avere consapevolezza che il nostro successo passa per fare le cose giuste a livello di squadra. Nella partita di andata contro Latina abbiamo avuto 3-4 minuti di scelte sciagurate, forzate dalle scelte tattiche di Franco, e la nostra non comprensione del momento della partita ha portato un break che poi non siamo stati capaci di ricucire. Siamo stati avanti per 35 minuti in quella partita lì.
Ma tra l'altro poi Franco quest'anno ha costruito una squadra abbastanza anomala, non ha un centro di ruolo, ha però questi giannizzeri, come li chiamo io, che stanno dietro, che sono belli alti, grossi e tosti, e che riescono a fare un ottimo lavoro. Mi permetto di dire, forse il suo punto debole è che forse non è una squadra con una grande propensione difensiva, quindi diciamo che questo può scatenare i tuoi puledri di razza, ma al di là di tutto, avverti nei tuoi ragazzi tensione positiva e entusiasmo, o forse in senso buono non si rendono conto di quello che stanno facendo? No, sono abbastanza consapevoli, ma si allenano talmente bene che a volte devo tirare il freno. Noi siamo a 8 vittorie consecutive, quindi l'entusiasmo ci deve essere per forza. La consapevolezza anche di un obiettivo alto è altrettanto, presente nel mio gruppo. Devo dirti che in questo momento c'è solo attenzione, perché noi ci concentriamo estremamente sul qui e ora, anche perché è stata la nostra salvezza anche, per le vicende extracampo che ci hanno coinvolto nostro malgrado, e che ovviamente hanno condizionato e stanno condizionando questo periodo di finale di campionato. Noi non dimentichiamoci che noi oggi sul campo siamo la prima squadra del nostro girone, non siamo secondi, come dice la classifica. Beh, certo, no, se non ci fosse stata quella. Ma l'andata, quando voi avete perso. Ecco, entriamo nel vivo, nel senso buono. Che differenza hai visto, se l'hai vista, fra il match dell'andata e quello di ritorno contro la Virtus Roma? All'andata Roma ha fatto una partita molto, ma molto solida. Al ritorno ha avuto il braccino corto, quindi, ma anche grande merito vostro che gli siete sempre stati addosso. Hai notato delle differenze sostanziali, oppure credi che siano state due gare completamente avulse, quindi non paragonabili nelle loro sfere temporali? Devo dirti che più che riguardo loro il cambiamento è rispetto a noi, perché noi abbiamo avuto un momento iniziale di assestamento in cui la comprensione della mia squadra che dovesse sbucciarsi le famose ginocchia non c'era. E Roma è in un periodo di quel tipo lì, per cui la partita d'andata in cui, ricordiamoci, Lucarelli ha tirato a 40 secondi dalla fine per andare avanti di uno, quindi nonostante tutto, era una partita giocata. Noi l'abbiamo giocata sul talento, cosa che non si può fare contro Roma, assolutamente. La seconda partita, i meriti nostri sono stati di non giocarla sul talento, di giocarla sull'attenzione alle cose da fare. Noi siamo molto, molto cresciuti. Devo dirti che la partita di Roma è stata veramente una partita nervosa, quindi non bella da vedersi, secondo me, dall'esterno. La partita dell'andata era più godibile, ma molto meno, divertente per me che alleno e che so che cosa avevo chiesto da questo punto di vista. Ma la chiave, dal punto di vista nostro, è che siamo diventati una squadra che effettivamente non molla mai, e anche difensivamente, nonostante la produzione di punti dal punto di vista statistico non lo dica, siamo molto più bravi di quanto non fossimo nel girone d'andata. Questa è la differenza tra le due partite. Poi noi abbiamo vinto la partita, e la percezione era che Roma si sia resa conto che noi eravamo lì, non soltanto sulla singola partita, ma anche su tutta la stagione. E continuiamo a provare a inseguirli, anche se Io ti non. No, ribadisco, in realtà non l'avremmo già superato. vabbè, certo, al di là di tutto, quello che ti sei fatto la domanda, se ti va, puoi anche appellarti al quinto emendamento. Che cosa pensi che stia succedendo alla Virtus Roma? Cioè, noi ce lo stiamo chiedendo, io ho una mia singolarissima e sindacabilissima idea. Tu te la sei fatta? Ti confesso di no, ma per una ragione molto semplice, che se, secondo me nel momento in cui comincio a pensare ad altro mi deconcentro rispetto a noi stessi. E questa è una cosa che io non farò mai, ce l'ho proprio per indole. Cioè, il principio di ottenere un risultato dal punto di vista sportivo, secondo me, per un allenatore deve essere secondario rispetto al proprio lavoro, che è il miglioramento del proprio gruppo. Poi è chiaro che esiste il fatto di voler vincere a ogni costo, ma deve dipendere da me e da noi. Io sono molto più rammaricato delle sconfitte
iniziali, abbiamo perso di uno con due volte la palla in mano con Bergamo in casa, abbiamo perso dopo due supplementari ad Agrigento, abbiamo perso tirando da 3 punti per vincere a Treviglio. Sono molto più preoccupato di queste cose qua. Francamente, se Roma entra in crisi e perde una delle prossime due partite e le vinco tutte e due, sono contento, ma, certo. non mi metto nei loro panni, perché ho già troppo da fare di mio. Senti, per chiudere brevemente di questo gruppo, vabbè, io ti faccio il mio caloroso in bocca al lupo e detto sinceramente sarebbe, io vivo a Roma, quindi noi stiamo aspettando il ritorno in Serie A da un po' di anni, ma è giusto che il merito sportivo vada oltre ogni cosa. Io poi ho sempre pensato che il nostro sia un vero sport nel senso puro del termine, cioè il merito sportivo deve essere premiato, quindi forse salirà la Virtus Roma, ma non si può dire che abbia dominato un campionato che avrebbe potuto farlo. A mio diciamo singolarissimo punto di vista, quanti di questi ragazzi che tu stai allenando pensi possano essere in prospettiva dei giocatori di un certo livello in Serie A? O anche nel resto del continente, ormai il basket non è solo circoscritto in Italia. Noi stiamo lavorando perché tutti possano essere giocatori di Serie A. Abbiamo costruito, come ti dicevo all'inizio, una squadra che ha dei telai e delle prospettive per farli diventare giocatori di Serie A. Da questo punto di vista ti posso dire che il processo di formazione e di crescita dei singoli ragazzi, ti parlo prevalentemente dei più giovani, perché chiaramente Nicola Mei ha fatto la sua carriera. Beh, certo, Nicola Mei sicuramente è la chioccia e nelle ultime partite un veterano. Ci ha aiutato tantissimo. Davide Bruttini la Serie A l'ha già giocata, però se immagini che l'anno scorso Simone Bellan era un cambio di una squadra che poi è stata brava, ma Lucarelli giocava in Serie B, Mobio giocava in Serie B, Matteo Laganà a 18 anni e Dondani a 19. Di questi quattro dico che io domani, allenatore di Serie A, li prenderei ancora tutti. Marco, io ti ringrazio, ti faccio il mio più caloroso in bocca al lupo, vinca, ma letteralmente il migliore, pure se tu hai detto che già voi siete già un passo avanti e l'avete vinto. Io mi auguro di risentirti fra qualche tempo a gestire una squadra come può essere ancora, sicuramente io te lo auguro, il Dorlandino in Serie A, di raccogliere grandi, grandi traguardi. In bocca al lupo per tutto, Marco, e grazie ancora. Un grazie a te personale e un grazie ai tuoi ascoltatori. Mille Buona grazie. Giornata. Ciao.